Arriva ad Agrigento al castello Chiaramonte di Siculiana e Imar. Quali gli obiettivi? Di cosa si occuperà? Si è parlato di una grande famiglia. Sì, l'Imar è una grande famiglia che cercherà di mettere assieme tutti, le donne e tutti i professionisti del settore alberghiero della provincia di Agrigento, che lavorano e operano principalmente nelle sale e ristoranti per il rilancio della figura professionale all'interno della sala. Oltre al rilancio della figura del maître e la professionalità del maître, anche il rilancio della figura del cameriere di sala. Siamo dell'idea come associazione che la formazione dei nostri giovani che vanno ad operare all'interno delle sale della provincia di Agrigento possa dare un forte contributo alla ripresa del settore turistico agrigentino. Per troppi anni si è lasciato, come si suol dire, navigare a vista il cameriere, il maître, cercando di non formarlo perché la formazione veniva vista come un costo e non come un investimento per l'azienda stessa. L'associazione si pone come garante, dei propri associati al fine, durante tutto l'anno, di organizzare dei corsi, degli stage, dei meeting, delle tavole dove potersi confrontare, potersi scambiare, le idee, le esperienze e poter trasmettere ai giovani tutta quella carica che serve proprio per affrontare questo tipo di lavoro. Tanto entusiasmo per un'associazione che arriva da Agrigento ma è presente già nel territorio. Qual è la vostra politica? Un'apertura ai giovani? Sì, principalmente ai giovani e alle donne che sono state un po' messe nel dimenticatoio. Noi la nostra forza basiamo soprattutto noi sugli allievi delle scuole alberghiere e sui nuovi giovani che cercheremo di trasmettere il nostro operato a loro. E poi cercando di promuovere tutti i nostri prodotti etnici che abbiamo noi, che abbiamo molti prodotti che sono rimasti all'oscuro. Per esempio si parla molto della cipolla di Tropea e non si parla della cipolla di Giarratana che abbiamo noi, dell'asino siracusano, dei nostri pecorini. Ci sono stati tutti dimenticati, pensiamo solo al parmigiano reggiano e quant'altro. Noi vogliamo trasmettere veramente il nostro sapere della ristorazione italiana. Una spaghetti carbonara, una norma, una fiorentina rimangono sempre e girano per tutto il mondo. Quali i vostri progetti immediati? Innanzitutto promuovere naturalmente il territorio, di naturalmente valorizzare la Valle dei Templi, farla conoscere a livello, visto che siamo un'associazione internazionale, e vogliamo instaurare un bel rapporto con le istituzioni. Visto che stiamo andando molto male con il turismo ad Agrigento non sta venendo più. Non so qual è il motivo, vorremmo fare una tavola rotonda con le varie istituzioni per vedere il da farsi per questi giovani che intraprendono la carriera che noi naturalmente rappresentiamo, che è quella dell'Imar.